I comitati sono diciamo formazioni che si costituiscono nell'ambito del club e vengono nominati su proposta del presidente dal consiglio direttivo, e in particolare si rivolgono a due settori, come viene indicato: un comitato permanente e un comitato speciale. Però noi dobbiamo fare riferimento, è stato già richiamato qui, al regolamento, come si chiama? Al regolamento club di tipo. E il regolamento club tipo dice esattamente, e dà la definizione di questi comitati, parliamo di comitati amministrativi e comitati per le attività. Chi ha fatto già l'esperienza da presidente sa quello che intendo dire. I comitati amministrativi sono tanti, ma se ne possono scegliere anche uno solo, due al massimo, perché si possono accorpare. Dico, per esempio, il comitato amministrativo può riguardare soprattutto le finanze, la gestione delle finanze anche, le tecnologie informatiche, può riguardare anche lo statuto e il regolamento, anche per valutare ciò che il nostro vice governatore ha indicato sulla forma di approvazione dello statuto e regolamento. Poi c'è il comitato per le attività, che riguarda i servizi che si intendono fare, i servizi ambientali, la presenza sul territorio, come si dice, l'aiuto alla comunità che soffre più in genere. Però nel comitato, nella formazione dei comitati, e io qui mi voglio soffermare anche perché un po' di esperienza ce l'ho, è il comitato soci. Il comitato soci è l'unico comitato obbligatorio per i club voluti dallo statuto internazionale, ed è formato, come sappiamo, da tre in genere past presidenti che a rotazione entrano nel comitato soci, svolgono le loro attività. Adesso non sto a entrare nel merito, ma questo è il fatto. Poi uno esce, il presidente è sostituito dal vicepresidente ed entra un nuovo componente. Questo comitato soci ha l'importanza di determinare e di mantenere il flusso associativo del club. Io intendo soffermare un attimo su questo, perché è estremamente importante. Siccome sono stati sollevati delle problematiche nel dibattito che c'è stato questa mattina sulla questione preparazione dei soci, formazione dei soci e motivazione dei soci, e anche educazione dei soci, se noi pensiamo a un comitato soci attivo, presente nella vita del club, al di là della semplice decisione se ammettere o non ammettere socio nuovo in presenza dei requisiti che questo nuovo potenziale socio, come lo chiamiamo, possa avere in ordine a che cosa? Soprattutto alla sua qualità di mettersi a disposizione, di mettere a disposizione le proprie capacità professionali e conoscitive al servizio, alla realizzazione del servizio. Questo lo fa il comitato soci e deve proporre al consiglio direttivo, al presidente prima e al consiglio direttivo, l'acquisizione del nuovo socio, tenendo conto soprattutto di questi elementi. Allora, questo che cosa comporta? Comporta che innanzitutto il nuovo socio deve essere formato e informato, deve conoscere, come è stato detto giustamente, che cos'è Lions Club International, come si svolge, che cosa rappresenta nel mondo, ma anche nella società, nella città nella quale viviamo. Questo è importante, perché il socio potenziale, divenuto socio effettivo, possa entrare nel sistema dell'attività Lions. E poi deve avere
quindi dobbiamo acquisire le sue motivazioni. Io ho un'esperienza, sono i ragazzi lì con i quali ogni tanto mi incontro, no? Ma la prima cosa che chiedo a quei ragazzi con i quali ogni tanto mi incontro, nel momento in cui loro decidono di introdurre un apporto di nuovi soci, io la prima cosa che chiedo al socio potenziale, chiamiamolo così, qual è la tua motivazione? Perché tu pensi di poter entrare nel club Lions, nell'associazione dei Lions, e perché ti senti attratto a questo sogno o a questa avventura, voglio dire. E quindi è importante. E io devo constatare, ho sempre potuto constatare, che questa motivazione, se sollecitata in un certo modo, poi esce fuori. E questa motivazione lo porta ad essere poi considerato socio di qualità. E il socio di qualità deve dimostrare di poter essere idoneo al servizio. Questo è il sistema attraverso il quale, con il lavoro, assieme al lavoro del comitato soci, si può arrivare a determinare un socio di questa natura. E naturalmente a fianco c'è anche la formazione. E la formazione, ci sono, diciamo, strutture distrettuali preposte che insieme al comitato soci, e lo stesso comitato soci è una struttura di formazione nell'ambito del club, che consente l'informazione, quindi l'aggiornamento e quindi anche suscita quel consenso, ma soprattutto quell'orgoglio di appartenere a una Lions International. E quindi questo è quello che volevo un pochino accennare attraverso questo argomento del comitato soci. Naturalmente, tornando nella disciplina del comitato, o speciale o permanente, ogni comitato avrà un suo presidente, sarà composto da un numero prestabilito di soci che partecipano all'attività di quel comitato, ma soprattutto serve anche ad un'esigenza fondamentale della nostra associazione, cioè serve a mantenere coinvolti i soci del club, perché non è detto che io sono un club di 20 soci, posso costituire 4 comitati di 5 persone ciascuno e quindi li coinvolgo tutti. E questo è un metodo di lavoro che ci consente di far sì che il comitato, diciamo, del club possa coinvolgere e mantenere i soci nel club, perché loro stessi poi partecipano nella formazione di volontà che servono poi al consiglio direttivo, al presidente, come abbiamo visto, di arrivare ad una decisione e quindi ad un servizio nella comunità, e che quindi ciascuno di voi, presidente futuro del prossimo anno, con le modalità e con le intenzioni e con la volontà che è stata qui indicata, ecco, vi invito a considerare la formazione dei comitati con questo spirito, con questa idea di una formazione poi, e anche soprattutto di un coinvolgimento, di un mantenimento, che è uno degli scopi fondamentali che la nostra associazione ci propone ogni anno, perché purtroppo un certo decadimento nel numero dei soci, l'associazione internazionale e anche il nostro distretto, ma siamo in fase di recupero, dimostra di avere. Ecco, questo è l'invito che vi faccio.